occasione di gravitare alla periferia delle cose, di essere stato disertato dai sensi. Le vostre urla, i vostri schiamazzi mi glorificano. Prendete la mia carne, prendete questo corpo, ve lo cedo volentieri. Avrete ragione delle mie membra, delle mie fibre, ma la mia anima, la mia anima vi sopravviverà. Il supplizio è la mia salvezza. Solo gli esseri eccezionali finiscono così, in un bagno di folla. Se solo avessi dato ascolto a Hugo Chavez, che mi offriva la sua protezione. A quest'ora sarei in qualche angolo del Venezuela a dorare i miei giorni in tranquillità. Come ho potuto essere così stupido? L'orgoglio è allergico alla ragione. Quando hai dominato i popoli, ti crogioli sulla tua nuvola, ma il potere è solo un equivoco. Credi di sapere tutto, poi ti accorgi che quel tutto è falso. Ti ostini a vedere le cose come avresti voluto che fossero. Ti aggrappi alle tue fantasie, convinto che se molli la presa avrà inizio la tua discesa agli inferi.
Il mio popolo mi ha mentito fin dall'inizio. Fin da quel giorno in cui presi d'assalto Radio Bengasi per spezzare le sue catene e restituirgli dignità. Non mi ha mai amato il mio popolo. Si è limitato a blandirmi per ottenere favori al pari dei miei cortigiani, dei miei parenti, delle mie puttane. Attento, Muammar! Stai distruggendo con la mano sinistra quello che hai costruito con la mano destra. Non ti fidare delle acclamazioni del popolo, sono canto di sirena. Avrei dovuto ascoltare. Ma un sovrano non ha amici. È circondato solo da nemici. Da quelli che complottano alle sue spalle, alle serpi opportuniste che alleva in seno. Rivedo una galleria di personaggi. Si trascinano sulle pietre che lastricano i cortili dei penitenziari nei quali li ho rinchiusi. E mi guardano con la faccia dei biglietti di sola andata. Era un ministro. È finito appeso ad una corda. Era un dissidente. Non è sopravvissuto alla tortura. Migliaia. Migliaia a marcire in galera per non essere stati degni della mia fiducia. Hanno avuto quello che si meritavano. Il mio popolo. Masse che ho partorito mordendomi i denti, che ho magnificato in tutti i miei discorsi, che ho innalzato al consesso delle nazioni, e da quale spirito maligno sono state invase per rinnegare ciò che ho edificato per loro. Non mi pento! Una guida messianica non porge l'altra guancia quando ha la responsabilità di un paese. Deve tagliare la mano che si è alzata contro di lui. È legittimo. È necessario. Le carceri libiche pullulano di collaboratori irrispettosi, di imprudenti, di insoddisfatti. Io non tollero che si obietti ai miei ordini, che si discutano i miei giudizi. Le mie parole sono Vangelo. E chi dubita di me è dannato. La mia collera è terapia per chi la subisce. Sì, ho ucciso, torturato, braccato, decimato famiglie. Ho la coscienza tranquilla. Non avevo altra scelta. Non ho mai fatto torto agli innocenti. Ho punito solo colpevoli, traditori, spie. Ho sbagliato nei confronti del mio popolo? Quando servi la patria, sei esente dagli scrupoli. Gli effetti collaterali fanno parte della guerra. Nella gestione degli affari di Stato non c'è spazio per i sentimenti. Senza di me, la Libia sarebbe uno sfacelo senza nome e senza futuro. Senza di me, questa santa terra sarebbe votata alla disgrazia e alla vergogna.
non ho mai sbagliato, né fallito. Ho mantenuto ogni promessa fatta, ho raccolto tutte le sfide, ho vinto tutte le scommesse. E questa furia che invelenisce la piazza è un'infamia, una degenerazione, un sacrilegio. È un'incredibile prova di ingratitudine nei miei confronti. Non sono un dittatore. Io cammino a testa alta. Calpesto i padroni del mondo e i loro vassalli. Sono il custode implacabile, la lupa che protegge i cuccioli mostrando i denti. E come la tigre indomita io piscio sulle convenzioni internazionali per marcare il territorio, non so curvare la schiena, non so abbassare lo sguardo di fronte all'arroganza. Dicono che sono un megalomane. È falso. Io sono un essere superiore. Sono l'uomo della provvidenza. E ora il popolo libico è caduto così in basso da devastare la patria, da far scorrere il proprio sangue come immonda risciacquatura. Così i manipolatori godono del suo martirio e si preparano a spogliarlo anche dell'ultima camicia, come siamo ridotti. Abbiamo contro le forze coalizzate, paesi con i quali non avevamo mai avuto problemi, ci seppelliscono sotto le loro bombe. E solo qualche mese fa l'Occidente stendeva tappeti rossi sotto i miei piedi, accogliendomi con tutti gli onori. Solo qualche mese fa mi hanno permesso di piantare la mia tenda in un prato al centro di Parigi, in un prato al centro di Roma. E ora mi braccano in casa mia come un volgare ventaglio da forca. Un giorno sei idolatrato, l'altro aborrito. Un giorno sei il predatore, l'altro la preda. Persino il Qatar si è unito alla festa. Le nazioni arabe, ma che fanno? Dove sono? Brindano la nostra sconfitta e si preparano a farci il funerale. Senza di me, in Libia, le tribù sotterreranno l'ascia di guerra che dormiva sotto secoli di rancore, di vendette covate, tradimenti impuniti. Senza di me, in Libia, ci saranno tanti stati quanti sono i clan. Senza di me, il popolo che ho compattato ritroverà tutte le sue fratture e il paese che ho edificato diventerà una discarica di abiure, un cimitero di giuramenti e di preghiere. Bisogna superare questo sciagurato momento. Questa guerra
a splendere su tutta la Libia. E io ammazzerò questi barbari dal primo all'ultimo. Farò della loro pelle tappeto rosso. Non ci sarà naufragio. È solo questione di giorni, tutto qui. Il popolo si sveglierà da sé e capirà che è Al-Qaeda a far cagnara nelle strade. È solo questione di tempo e poi impiccheremo in massa questi avvoltoi che distruggono, saccheggiano e uccidono in nome del Signore. Lascia sprofondare in un sonno magnifico, riparatore. Nelle ultime settimane i miei rari momenti di riposo sono turbati da un sogno ricorrente. Sono bambino, vestito di stracci, e sto in piedi su una roccia. Osservo da lontano una macchia nera che compare e scompare nel riverbero del deserto. Un corvo, uno sciacallo. Man mano che si ingrandisce, risucchiata dal mio sguardo, mi viene incontro e è la cheima di mio zio. Dentro non c'è nessuno, eccetto un levriero arabo intento ad annusarsi il culo e un pavone intrappolato nella sua ruota come un moscone in una tela di ragno. In un angolo un bastoncino d'incenso con le sue volute di fumo e un tavolino di rame. Sopra, incastrati l'uno nell'altro, i bicchierini da tè sembrano un tronco di palma da dattero. Non c'è anima viva. Nel silenzio della calura, solo lo stridio di una puleggia. Posso
vivo, ma ascoltare solo me stesso. Ho sempre saputo di essere venuto al mondo per lasciarvi un segno, guidato da una voce che ruggisce dentro di me, fugando ogni dubbio. Non ho mai prestato orecchio a una voce diversa dalla mia. All'alba del 31 agosto 1969, alla vigilia del colpo di Stato, mentre il re Idris era a farsi curare all'estero, i miei ufficiali portavano a termine l'operazione Pugno di Ferro. Io ero nella mia camera, da solo, in attesa. Il telefono sul comodino squillò. Missione compiuta. Il principe ereditario ha abdicato senza opporre resistenza. Quanto al re, sa che non gli conviene rimettere piede nel paese. All'alba del mattino dopo presi d'assalto Radio Bengasi e comunicai al popolo che la monarchia era morta e al suo posto era nata la Repubblica Araba di Libia. Galvanizzato dalle acclamazioni dei miei compatrioti, cominciai ad accarezzare l'idea di una qualche azione clamorosa che mi desse visibilità internazionale. Due ipotesi: liberare la nazione dalla presenza delle truppe britanniche o togliere agli americani il controllo della base aerea di Wirus. Poi, cos'altro mi si può rimproverare? Il massacro del carcere di Abu Salim. 1200 vermi uccisi in due giorni. Minacciavano la stabilità del paese. Mi sono limitato a liberare la nazione da un verminaio schifoso, una cozzaglia di esaltati con la vocazione al terrorismo. L'Algeria è piombata nell'orrore la notte in cui migliaia di detenuti sono fuggiti dal penitenziario di Labès. Il resto è noto a tutti. 10 anni di terrore e stragi. Non volevo che il mio popolo subisse la stessa sorte. Poi? Cos'altro? Gli attentati di Lockerbie? Il volo 772 dell'UTA? Ustica? Sono stati gli americani a cominciare, bombardando la mia residenza e uccidendo mia figlia! Per non parlare dell'embargo e di come mi hanno demonizzato tentando di esiliarmi dalla scena internazionale, non potevo certo ringraziarli per questo. La Libia era sotto mira, i nemici tentavano di sabotare ogni nostro progetto con ogni mezzo, a cominciare da certi alti miei rappresentanti nazionali. Sì. Nell'agosto del 75 sventai un golpe ordito ai miei danni da quelli che ritenevo essere amici fidati. In un batter d'occhio epurai tutto il mio consiglio di comando.
come si incide un ascesso. Volevano la mia testa su un piatto d'argento. Tutto ha un prezzo. La fedeltà, come il tradimento. Non si ammansisce il coccodrillo asciugandogli le lacrime. O loro o me. O gli interessi dei crociati o gli interessi della Libia. Quando penso che i miei valorosi compagni d'arme, coloro che mi avevano aiutato a rovesciare quell'incapace di Re Idris, rischiando la propria vita, si sono fatti incantare dalle promesse degli imperialisti e non hanno esitato a complottare contro di me, contro il popolo libico, contro la patria. Quando penso a quei traditori, mi dico che non sono stato abbastanza severo, che avrei dovuto essere più feroce, più crudele. Se mi trovo con un'insurrezione alle spalle, è perché ho lasciato che il mio lato paterno prevalesse sull'intransigenza del sovrano. Il regno è una cultura compatibile con un solo ingrediente. Il sangue. Senza sangue, il trono è un potenziale patibolo. Avrei dovuto liquidare metà del mio popolo per salvare l'altra metà. E ora sento una musica diversa dalle adulazioni delle capiedi e dei rapporti melliflui del mio stato maggiore. Non è più tempo di frottole. Fuori c'è un popolo in collera, un popolo che saccheggia, devasta, decapitano i vecchi, sventrano le donne incinte, uccidono i bambini spaccando loro il cranio col calcio della pistola. Libici! Sono libici! Che ieri mi acclamavano e oggi reclamano la mia testa. Perché? Perché questa volta faccia? Che cosa è successo? Perché gli agnelli si sono trasformati in iene e i figli hanno deciso di divorare il padre? Sono in errore. Sono in colpa. Io non ho mai sbagliato né fallito. Ho mantenuto ogni promessa fatta. Ho raccolto tutte le sfide. Non ho mai prestato orecchio a una voce diversa dalla mia. Ho sempre saputo di essere venuto al mondo per lasciarvi un segno. Le mie decisioni sono volontà divina. Non sono forse scappato al bombardamento della mia residenza mentre festeggiavo il compleanno del mio amato nipotino? Quel bombardamento è costato la vita al mio ultimo genito, ai suoi tre figli. E io sono uscito da sotto le macerie senza un graffio! Perché Dio veglia su di me! No, no. Non ne ho mai dubitato neanche per un istante. Muammar, ossigena la tua anima. Purgala di ciò che la inquina. Respira. Piano. Come se annusassi il profumo di una donna. Espelli i miasmi che sono dentro di te. Thank you.
mio padre. Quando da bambino chiedevo di mio padre, mi hanno sempre mentito. Mia madre tagliava corto e diceva: Muammar, tuo padre è in paradiso. Mi mancava in una maniera atroce. La sua assenza, una mutilazione. A 5 anni decisi di suicidarmi. Volevo morire per raggiungerlo in cielo. Masticai un'erba velenosa che mi diede soltanto un febbrone e una dissenteria. A 11 anni decisi di mettere alle strette mio zio perché mi dicesse la verità. Tuo padre è morto in duello per lavare l'onore del clan. Mostrami la sua tomba, lo supplicai. Gli eroi non muoiono veramente, Muammar. Resuscitano nei figli. Mi rifiutai di prendere per buona quell'ipotesi strampalata. I miei cugini mi stuzzicavano con le loro micidiali insinuazioni. Tuo padre è stato bandito dal clan. Tuo padre era uno spergiuro, un traditore. Un vicino di casa mi raccontò che era stato travolto da un carro armato all'epoca dell'offensiva di Rommel. Vagava con la sua capra nella tempesta di sabbia e non l'ho visto arrivare. E cosa vuoi che resti di un corpo stritolato dai cingoli? Ammesso che fosse possibile distinguere il pastore da capra. Mi misi a piangere di rabbia. Lui sghignazzava e io l'ho presi a sassate. Ma avrei voluto seppellire sotto una frana l'umanità intera! Fino agli 11 anni sono sempre stato considerato un bambino un po' matto. Mi parlò anche di ricoverarmi in una clinica, ma la mia famiglia era troppo povera e non se lo poteva permettere. E così il clan fece una colletta e mi mandarono a scuola. E fu lì, nei cessi della scuola, davanti allo specchio, che la voce si manifestò per la prima volta. Muammar, non hai motivo di arrossire per la tua condizione di orfano. Il profeta Maometto non ha mai conosciuto suo padre. Gesù Cristo neanche. Era una voce magnifica. Assorbiva le mie pene come una spugna. Mi faceva vibrare come corde di un liuto suonate da un virtuoso. Passavo la maggior parte del mio tempo ad ascoltarla. Mi rifugiavo nel deserto, dove potevo anche parlarle, senza che gli impiccioni mi prendessero in giro. Fu lì che capii di essere predestinato alla leggenda. Alla scuola di Seba, poi in quella di Misurata, i miei compagni bevevano le mie parole fino ad ubriacarsi e rammaliarli. Non erano le mie dissertazioni, ma la voce che vibrava dentro di me. Gli insegnanti non mi sopportavano. Difendevo i più svogliati, incitavo allo sciopero, aizzavo gli scolari più poveri contro i figli della borghesia, criticavo il re. E poi, all'Accademia Militare, la mia vocazione di agitatore non fece che consolidarsi. Sognavo una grande rivoluzione che mi avrebbe elevato al rango di Mao o di Nasser. C'è un problema con la sua genealogia, Muammar.
Che problema? Ero indignato che un sottufficiale potesse redarguire me. Leggo sulla sua scheda che in base ad indagini che abbiamo condotto nel suo clan, lei è nato da padre ignoto. Secondo indiscrezioni, lei sarebbe figlio di un aviatore corso, tale Albert Preziosi, soccorso e curato dal suo clan quando il suo aereo venne abbattuto da un caccia tedesco nel 1941. Un bastardo. Lei è un bastardo, Muammar. Il mio pugno scattò da solo. Il sergente lo ricevette in piena faccia, cadde all'indietro con il naso in poltiglia. Importava poco di sapere se ero il bastardo di un corso o il figlio di un valoroso. Quanti straordinari conquistatori hanno generato re incapaci? E quanti schiavi messi ai ferri hanno spezzato le loro catene per costruire imperi faraonici? Non avevo bisogno di sapere chi era mio padre, né di cercare la tomba di un illustre sconosciuto. Ero Muammar Gheddafi. E dal momento in cui ho preso d'assalto Radio Bengasi per annunciare a un popolo assonnato che ero il suo salvatore, bastardo o orfano, mi sono sostituito al destino di una nazione, legittimandola. Ero degno di non essere altro che me stesso. Gesù Cristo era figlio di Dio? O il frutto di uno stupro passato sotto silenzio? Gesù ha saputo fare della sua breve vita un infinito, della sua via crucis una via lattea e del suo nome il codice d'accesso al paradiso, perché conta solo ciò che siamo in grado di lasciare dietro di noi. Sirte! Sirte era una comune medina, incapace di vendersi o di far sognare. In cima al promontorio i ricchi pensavano ai casinò della riva destra del Mediterraneo e nella parte bassa i poveri pensavano a niente, privi di tutto. Una frattura abissale teneva a distanza le due classi, come in tutta la Libia, ciascuna nel suo mondo. Le bettole puzzavano di miseria e piscio, i succhi invasi dai mendicanti, vecchi contro i muri, e su tutto un odore nauseabondo che esalava dalle fogne a cielo aperto. Era l'epoca dei feudatari usurpatori, dei borghesi musulmani che parlavano italiano nelle loro macchine lussuose e che non si fermavano neanche quando investivano i pedoni. Io ho detto basta. Io ho gridato morte al re. Ho instaurato la repubblica. Ho ristabilito la giustizia. Ho raso al suolo le bettole, demolito i tuguri. E ho eretto palazzi alti come torri. Ho costruito ospedali, negozi, piazze con fontane intarsiate di mosaici. Ho trasformato le aree incolte in giardini fioriti. Perché? Perché il sogno di una nazione nuova si fondesse con la gioia di vivere. E tutto questo grazie a me, il padre della rivoluzione. Il figlio benedetto del clan dei Gus, venuto dal deserto per seminare la pace nei cuori e nelle menti. Ero! Mosè è sceso dalla montagna! I vati del nazionalismo arabo cantavano le mie lodi
E l'idea del terzo mondo si prostrava ai miei piedi, i sovrani africani pendevano dalle mie labbra, i giovani rivoluzionari baciavano la mia fronte, nelle piazze, negli stati la folla mi acclamava. I marciapiedi e le tribune erano un fervore di bandiere e orgoglio. Il popolo plaudiva i miei ritratti, cantava le mie lodi fino a perdere la voce. Ero giovane, fiero. Chi non avrebbe incensato Muammar Gheddafi, il beduino del Fezzan, che a soli 27 anni era stato consacrato alla IS? E ora cosa vedo? Cosa vede l'uomo dei miracoli, dopo aver mietuto tanti successi e realizzato tante opere? Città in preda alla devastazione, i giardini profanati, palazzi distrutti, auto carbonizzate. Hanno sfigurato i miei ritratti a colpi di baionetta ed escrementi. Di un miserabile volgo ho fatto una nazione. Ed ecco come vengo ringraziato. Ora lo so, il popolo non ne sa granché d'amore. Il popolo è un branco. Temevo il tradimento nei palazzi. E invece mi coglie nelle strade. I dissidenti si sono traditi. Il popolo ha tradito me. La Libia mi deve tutto, tutto. Se va in fumo è perché è indegna della mia bontà. Non solo una testa d'aglio fatta per penzolare da una corda. Non mi prenderete mai vivo. Mi batterò fino all'ultima goccia di sangue. Avanti. Venite, branco di cani. La morte non mi spaventa. Io sono un soldato di Allah. Per me la morte è sacra. Il mio posto è paradiso. Al fianco dei profeti. Attorniato da angeli e vergini. Mi aspettavo un'apoteosi, aloni infuocati come soli, riflettori sul bersaglio, soldati pronti a contrattacco. E mi devo accontentare di questo folklore da basso livello. Ma cosa credete? Che andrò a stanarmi in un pozzo come Saddam finché non verrete a prendermi? Non passerete il vostro cotton fioc sulla mia bocca. Non mi esporrete in televisione con la barba da clochard. E tu, Sarkozy, non avrai l'onore di ficcare il mio scalpo dall'alto del tuo trespolo. Avanti! Branco di cani, fatemi sotto! Sono qua, in carne ed ossa, sul mio piedistallo! Devo immolarmi perché mi vediate? Io non sono Ben Ali! Non sono Saddam! Non sono Bin Laden! Io terrò la schiena dritta davanti al Signore! Lo guarderò negli occhi! Finché non sarà lui a chinare il capo!
Non ci posso credere. Che spettacolo! L'uomo che doveva cavalcare le nuvole è intrappolato nella vecchia corruttura. Sei nato dagli escrementi di un dromedario. Creperai nei posti sopra. Tirate fuori i cellulari. Filmate questo.